Prego, avvocato. No, mi permetto un attimo solo di integrare sì. ciò che l'onorevole e l'amico Paniz ha individuato perfettamente, cioè questo percorso giudiziario che nel tempo ha già presentato dei elementi, diciamo, rassicuranti e di favore per le ragioni di Moggi della Juventus. Aggiungo un altro processo che troppe volte viene dimenticato, è il processo di Lecce, che io stesso, diciamo, ho patrocinato insieme a altri colleghi dopo lunghe trasferte da Bologna a Lecce, che aveva come oggetto una partita poi oggetto anche del processo penale, cioè la partita era Lecce-Juventus. L'arbitro di quella partita era De Santis e in quel caso di nuovo si sostenne ad oggetto di quel giudizio che ci sarebbe stato un illecito accordo tra Moggi e De Santis per far disputare quella partita poi vinta dalla Juventus in una sorta di palude, mi sembra che la Juventus vinse per 1-0. Ecco, quel processo si è già concluso e la conclusione di quel processo fu che la domanda non poteva essere accolta, quindi il teorema per cui ci sarebbe stato questo accordo non poteva essere accolto perché nessuno era stato in grado di fornire la benché minima prova in ordine a questo presunto illecito atteggiamento di Moggi e quindi per responsabilità oggettiva della Juventus e di De Santis. Quindi, come dire, condivido pienamente il ragionamento dell'onorevole Paniz, proprio per questo motivo, perché in realtà se osserviamo solo il processo di Napoli, osserviamo un momento sicuramente importante, ma non unico, perché c'è un percorso giudiziario statale, non sportivo, che già ha evidenziato, come dire, degli elementi che consentirebbero di nutrire un fondato dubbio in ordine alla legittimità e alla esaustività della giustizia sportiva come si è svolta, come si è, diciamo, per quanto è avvenuto nell'estate del 2006.